Adesso continuiamo a dipingere. Allora, per prima cosa dobbiamo fare lo sfondo. Lo sfondo facciamo con questo colore. Vedete? Si vede? Questa è un'ocra. Allora, incominciamo a fare tutto lo sfondo. Dipingendo anche, se volete, su tutto il dipinto, viene meglio. Luogo. Bene. Mettete più olio possibile, così si può vedere la matita, si vede meglio e dà pure un effetto brillante. Ecco qua, ecco fatto la prima mano. Adesso passiamo alla seconda, i fiori. I fiori li facciamo con un pennellino piccolino. Prendiamo un pennellino piccolino. Ecco, di questo pennellino, se si vede questo pennellino, incominciamo a mettere il rosso prima un po' d'olio. Sto facendo un po' più, troppo denso non va bene, quindi lo sto ammollendo. Cominciamo a fargli la rosa, tutti i fiori con il rosso. Andiamo. Che bello effetto che fa con l'olio. Effetto, voi non potete vedere, però è un bel effetto. Qua, prima il rosso qua. Adesso mettiamo il rosso della rosa. Le sfumature si fanno dopo.
sentito qua. Adesso prendiamo un altro pennello. Fare il vaso, mettiamo il blu, il bianco, bianco di zinco e blu primario. Facciamo il vaso. Vaso. Potete anche coprire segno della matita, non fa niente. Abbiamo fatto il vaso. Adesso prendiamo il verde per fare le foglie. Prendiamo un verde vescica, questo. Facciamo le foglie. Mi dà una musica che ha fatto a parte.